Ciao a tutti amici, in questo video vedremo un bel allenamento di AIM su Kovac per tutti quelli che hanno appena iniziato ad allenarsi su questo gioco. Quindi sarà un livello molto base, abbastanza facile da eseguire per tutti quelli che non hanno ancora migliorato abbastanza il proprio AIM e sono solo agli inizi di questo percorso. Andremo a vedere tutti gli esercizi uno per uno che fanno parte di questo allenamento. Questo programma di allenamento è stato formato da un coach di giochi FPS ed è stato programmato appositamente per migliorare la mira su Fortnite. Il coach si chiama Aimer7, se qualcuno non dovesse credere alle mie parole. Il programma di allenamento che vi farò vedere adesso, come ho detto, è fatto per un livello base, ma io comunque consiglio sempre di cominciare da questo livello, anche se credi che le tue capacità sono già superiori al livello base, perché vedrai che già questi esercizi saranno abbastanza difficili da eseguire. Se non sapete ancora cos'è Kovac, allora ve lo spiego io, alla veloce. Kovac è un videogioco che allena il tuo AIM. È come se fosse un coach personalizzato per migliorare la tua mira in diversi giochi. È un videogioco più affidabile del mondo, lo utilizzano migliaia di pro player e streamer. Il prezzo di questo videogioco si aggira sui 10€ e lo puoi acquistare su Steam. E se sei fortunato, puoi beccarti lo sconto e prenderlo anche a 5€. Il programma di allenamento comprende 6 esercizi, 10 minuti per ciascuno. Ma iniziamo dai principi. Se è la prima volta che apri il videogioco, dovrai prima regolare la tua sensibilità all'interno di Kovac, che è la cosa più importante da fare all'inizio. Per fare questo dovrai semplicemente andare su impostazioni e così finirai in una finestra che sono le impostazioni principali. Dovete impostare davanti alla voce Horizontal Sensitivity la sensibilità che usate su Fortnite. Se avete la sensibilità di asse X e asse Y che sono diversi tra di loro, allora dovete togliere il segno davanti alla corrispettiva impostazione, in modo da mettere le impostazioni delle due assi con il valore diverso uno dall'altro. Dunque, fatto questo, dobbiamo impostare anche la sensibilità di puntamento. Per farlo bisogna andare sull'impostazione Weapons, o cioè armi, mettere davanti all'impostazione Zoom Sense Multiplier la sensibilità che avete su Fortnite quando usate il puntamento con l'assalto ad esempio. Fatto questo possiamo proseguire con il primo esercizio. Questo allenamento è funzionante al 100% perché io stesso l'ho provato e testato per più di 45 giorni e posso assicurarvi che il risultato è notevole. Se volete davvero migliorare con la mira da MK, questo metodo è il migliore secondo me. Ora iniziamo con il primo esercizio e vi spiego a cosa serve e come eseguirlo. Dunque, il primo esercizio si chiama Close Long Strafes. Fate questo esercizio per 10 minuti. Questo esercizio serve ad allenare il tracking a media distanza. Lo potete eseguire in due modi, con il puntamento attivo o senza. La difficoltà di questo esercizio sta nel fatto che dovete per tutto il tempo dell'esercizio riuscire a tenere il mirino esattamente sul bersaglio. Questo esercizio aiuta su Fortnite ad avere una mira molto precisa ad una distanza media, in cui solitamente si usa una mitraglietta oppure un assalto senza il puntamento. Non vi preoccupate se all'inizio avete scarsi risultati. La prima settimana sarà difficile, ma noterete che dopo 7-10 giorni il risultato arriva e noterete il miglioramento anche su Fortnite. I frutti dell'impegno arrivano sempre. O forse no. Il secondo esercizio si chiama One Wall, Six Target. Fate questo esercizio per 10 minuti. Questo serve ad allenare un veloce ed un preciso puntamento con il pompa, ad esempio. E in generale allena la vostra sensibilità che avete con il mirino. Facendo questo esercizio capirete se avete una sensibilità troppo bassa o troppo alta, perché quando andrete a puntare il mirino sul pallino rosso, noterai che o lo salti troppo o non tiri abbastanza in fondo il mouse. Questo esercizio vi aiuterà anche quindi a regolare meglio la vostra sense. Questo esercizio si può fare in tanti modi, con o senza il puntamento, facendo i flick oppure cercando di puntare esattamente il bersaglio senza sbagliare mai. Provate a fare un po' di tutto. Per tutto questo avete 10 minuti. Iniziate e capirete di cosa avete più bisogno. Il terzo esercizio si chiama Vertical Long Strafes, il mio esercizio più odiato sinceramente. Dovete fare anche questo per 10 minuti, purtroppo. La prima volta che iniziai a fare questo esercizio dissi: porco due!
ma quanto cazzo faccio schifo? È uno dei movimenti poco usati in tanti giochi, ma nel nostro caso, cioè di Fortnite, è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Capita spesso di fightare il nemico che si trova in high e quindi il bersaglio sta sopra la vostra testa. Questo esercizio serve appunto per allenare la vostra mira quando il bersaglio si muove sopra di voi, e fidatevi che è molto difficile, ma migliorare questo aspetto della mira è importantissimo, fidatevi. Il mio consiglio è quello di farvi subito una camomilla dopo questo esercizio, perché avrete i nervi sotto shock. Dio canguro! Il quarto esercizio che andiamo a vedere si chiama Tile Frenzy Strafing. Questo esercizio è uno degli esercizi più famosi e più comuni che fanno solitamente i pro player e i vari streamer. Questo esercizio vi dà la possibilità di allenare la vostra capacità nei flick. Questo è l'unico metodo per eseguirlo. Fare i flick significa puntare in un istante il mirino sul bersaglio, fidandosi della propria mira e dei propri riflessi. Per questo i bersagli sono molto grossi e qui dovete fare l'esercizio veramente molto velocemente. Questo esercizio migliorerà il vostro aim con il pompa, ad esempio, quando dovete nel tempo di un millisecondo mirare e dare subito il colpo all'avversario. Molto utile questo esercizio. Quando non faccio questo allenamento per intero, lo uso per riscaldarmi prima di giocare. Anche questo esercizio si fa per 10 minuti, come tutti gli altri d'altronde. Che cacchio ve lo ripeto a fare ogni volta? Il quinto esercizio si chiama Fugla XY Long Strafe. Praticamente è simile all'esercizio numero 1, ma stavolta il bersaglio si muove non solo in orizzontale, ma anche in verticale, cosa che complica seriamente la vita, come se la vita non fosse già difficile per i cazzi suoi. Questo esercizio lo consiglio di fare con il puntamento attivo, quindi tenendo premuto il tasto destro del mouse, in modo da allenare la mira quando ad esempio sparate con l'assalto ad un nemico che si trova ad una ventina di metri. Ah, dimenticavo, avviso importantissimo. Ci mancano 1000 iscritti per arrivare a 10k e quindi dare il via al giveaway della skin dei supereroi. Quindi iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere il video in cui annuncerò il giveaway. Poi, visto che sei già lì, metti il mi piace se il video ti sta piacendo. Commenta per favore sotto il video e dimmi come ti alleni e cosa fai per migliorare la tua mira, o se magari fai qualcosa di più utile che allenarti su Fortnite. Tipo vivere, ad esempio. E noi invece torniamo al nostro allenamento su Fortnite e vediamo subito il sesto ed ultimo esercizio. Mi sembra di essere un professore a scuola che assegna i compiti in classe. Ma comunque, l'esercizio si chiama One Wall, One Target. Questo esercizio è perfetto come esercizio finale, perché una volta che avete allenato la mira, è arrivata anche l'ora di allenare la reazione. Praticamente una volta colpito il pallino rosso, questo scompare e ricompare da un'altra parte. Dovete essere veloci a determinare dove è comparso ed ovviamente prenderlo subito. A volte vi sembrerà che siete dei ritardati perché avete il cervello che carica le informazioni come il mio vecchio computer del 1994, ma è normale, vi ci abituerete e già dopo 2 o 3 giorni noterete il miglioramento. Dopo tutto questo stancante allenamento di quasi un'ora, potete andare su Fortnite ed ammazzare tutti con il nuovo aimbot impostato direttamente nelle vostre vene. Occhio, perché se diventate troppo forti, vi potrebbero bannare con la scusa che avete l'aimbot o il pad. Tutto questo programma di allenamento lo lascerò in descrizione di questo video, così non dovete ogni volta riguardare tutto il video e lo potrete copiare semplicemente in qualche documento testuale. Dimenticavo solo di dirvi, l'avrei dovuto dire all'inizio del video, ma quando scegliete gli esercizi dovete cliccare non su Free to Play ma su Challenge, così Kovac farà partire un timer di esattamente 1 minuto, entro il quale non dovete fermarvi. Alla fine di questo minuto vedrete i vostri risultati in alto a sinistra. Così avrete anche un punto di riferimento e vedrete se state migliorando settimana dopo settimana. Io spero di esservi stato utile, anzi lo so di per certo che lo sono stato, perché se questo allenamento ha migliorato le mie abilità già scarse di per sé, potrete migliorare anche voi che vi impegnate e sapete quello che volete raggiungere con questo allenamento. Per oggi invece è tutto, amici, ma prima voglio ringraziare Davide Anghi per aver fatto acquisti con il mio codice creatore e per aver mandato la foto degli acquisti sul mio canale Discord. Se volete anche voi finire nel prossimo video, mettete il mio codice creatore e mandatemi le vostre screen con gli acquisti.
Entrate anche nel mio canale Discord semplicemente per trovare con chi giocare, con chi fare 1v1 e compagni per tornei. Io sono sempre online. Spero che io e te ci rivediamo questo venerdì e spero che entro questo venerdì riusciamo ad arrivare a 10k di iscritti, così riuscirò a far partire il giveaway della skin dei supereroi. Io mi chiamo Asparagi, io mi chiamo Last Hero G. GG. Ciao.